31esima giornata del campionato di Serie A, già in campo Siena e Lecce. Palla bassa sempre per Vucinic, eccolo Babu servito in posizione di ala, il cross al centro, lo stacco di Giacomazzi, palla fuori. Un pallone lungo verso Babu, il controllo complicato ma efficace del brasiliano, va via Babu, posizione buona per il cross al centro, Giacomazzi, vantaggio del Lecce. Dopo tre minuti, direi che sono tre minuti di marca giallorossa e vantaggio meritato. Chiesa, la palla è buona, Chiesa, l'uscita di Siciliano, poi Foglio, la deviazione, la palla è buona, Chiesa, il salvataggio di Stovini, occasione d'oro. Babu cerca l'azione ancora con Vucinic che vince il rimpallo, Vucinic deve fare da solo, mette dentro il pallone, c'è la chiusura difensiva e la palla in calcio d'angolo. Locatelli mette dentro, lo stacco di Bogdani che stavolta era invece in posizione assolutamente agevole. Ad Aversa, lunghissima, prolunga Cassetti, poi l'intervento ancora in area di rigore, Bogdani la traversa per il Siena, occasione per il pareggio con Bogdani. Il cross di Rullo, Giacomazzi, lo stacco è centrale, la parata di Fortin. Vucinic al centro per Giacomazzi, è libero ancora Giacomazzi, la sua giocata e l'uscita di Fortin che salva. Il cross in mezzo, lo stacco di Bogdani, pallone vicino al palo. Pinardi cerca Vucinic, grande giocata e c'è il gol del Lecce, grandissima giocata di Pinardi, altrettanto ha fatto Vucinic con il sinistro. La giocata per Locatelli, colpo di tacco per Volpato e c'è Sicignano. Ancora scintilla in campo per un fallo di Colonese su Pinardi, un cartellino rosso. Si è scoperta la difesa del Lecce, Bogdani, e c'è il gol, incredibile, si arrabbiano i giocatori del Lecce perché la punizione è stata battuta qualche metro avanti, forse protestano per la palla in movimento, grande nervosismo. Fischia la conclusione, dunque a Siena il Lecce vince la sua seconda partita in trasferta, la prima con Roberto Rizzo. Uomo partita Sky per il Lecce, Mirko Vucinic, uomo partita Sky per il Siena, Erion Bogdani.